Da oggi anche Google dovrà aggiornare le sue mappe. Gli automobilisti provenienti da Acerra e diretti a Napoli, che percorrono l'asse mediano, non dovranno più uscire a Sant'Antimo e effettuare tortuosi percorsi, che in talune ore del giorno mandano completamente in tilt il traffico cittadino, riprendere l'ex statale 162 in direzione opposta, per poi immettersi sulla perimetrale di Melito. È stata infatti inaugurata questa mattina dal consigliere delegato alle strade della città metropolitana di Napoli, Raffaele Cacciapuoti, la bretella di collegamento diretto tra le due arterie, che consentirà ai veicoli che giungono da Casandrino, Grumonevano, Cardito e Carditello, Frattamaggiore e Acerra, diretti verso il capoluogo, in particolare verso l'area dell'aeroporto di Capodichino, di immettersi direttamente sulla perimetrale, con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza, del traffico veicolare e conseguentemente dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico dei comuni a nord di Napoli. La collettività intera, oltre 300-400.000 persone che usano quest'area, ne troverà giovamento anche per i flussi di traffico. Il sistema precedente creava dunque congestionamenti non solo al traffico cittadino, ma anche sullo stesso asse mediano, che vedeva la formazione di code proprio in prossimità dell'uscita corrispondente. L'uscita a Casandrino Sant'Antimo crea un rigurgito su tutto l'asse mediano. L'effetto sarà una diminuzione delle code che agevolerà il flusso sull'asse mediano per chi deve proseguire per Lago Padria, per intenderci. La bretella è stata aperta grazie ai lavori effettuati dalla città metropolitana, che hanno comportato uno stanziamento netto di 750.000 euro. Oltre al consigliere delegato Cacciapuoti, presente alla cerimonia anche molti consiglieri metropolitani, sindaci e amministratori dei comuni dell'area nord, che hanno espresso soddisfazione per il nuovo accesso. Un grosso risultato grazie all'impegno della città metropolitana. Erano anni che speravamo che si aprisse questo vincolo, questa arteria molto importante, affinché non si crei quel traffico in certe ore della giornata che veramente costringeva le persone a stare ore intere in macchina. Il completamento dell'asse mediano risale agli inizi degli anni 90, ma il collegamento con la SP500, benché parzialmente realizzato, risultava chiuso in totale abbandono per incongruenze progettuali. Non appena la gestione è stata trasferita dall'ANAS attraverso la Regione Campania all'ente di Piazza Matteotti, è stata messa in campo una serie di interventi volti all'apertura al traffico, dal rifacimento del manto stradale all'installazione della segnaletica, dalla posizione di nuovi guardrail e di reti di protezione alla realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione per tutta la lunghezza della rampa. Con questa arteria siamo riusciti a realizzare un'opera mai messa in esercizio da 30 anni e grazie all'impegno del sindaco metropolitano Luigi De Magistris e del consiglio metropolitano che ha realizzato quest'opera finanziandola, siamo riusciti a risolvere un problema atavico. Per questo io ringrazio anche la direzione tecnica strada e viabilità, la direzione lavoro e tutte le manovalanze che hanno fatto sì che quest'opera si realizzasse in poco tempo con dei sistemi innovativi, perché ricordo che abbiamo realizzato una platea drenante per far fronte a criticità di raccolta meteorica delle acque che interessa soprattutto il comune territorialmente competente, che è quello di Casandrino, a cui vanno anche i miei ringraziamenti per la collaborazione data in questa fase.